Allora, buonasera, apriamo il consiglio, passo immediatamente la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, lo so già, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, diciotto presenti, 6 più la presidente. Assenti. Allora, escrutatori odierni, Guido, La Zazzera, Toti. Passiamo al primo punto dell'ordine dei lavori, proposta di risoluzione avente ad oggetto controllo delle attività commerciali e contrasto abusivismo e illegalità. Relatore, prego, consigliera. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa proposta di risoluzione nasce da molteplici commissioni in cui abbiamo affrontato diverse tematiche invitando la Polizia Locale, la quale manifestava evidenti difficoltà nel controllo del territorio per quanto riguarda l'illegalità e l'abusivismo appunto nell'ambito del commercio. Abbiamo proceduto con una fase istruttoria per capire la genesi di questa carenza. Premetto che in sede di commissione abbiamo avuto il piacere di audire il direttore dottor Marcello Menichini, che ringrazio a nome di tutta la commissione, il quale, avendo acquisito pregressa esperienza lavorativa nell'ambito del Dipartimento dello Sviluppo Economico e Attività Produttive, ha offerto il suo prezioso contributo. Durante la fase istruttoria, analizzando la delibera di giunta comunale 214/2009, ascoltando le informazioni acquisite in commissione, siamo riusciti ad avere un quadro più chiaro sulla soppressione della figura dell'ispettore annonario. La soppressione nasce a seguito di due riforme nazionali importanti, quella inerente al servizio sanitario e quella inerente alla polizia locale, con l'istituzione per quest'ultima del corpo di polizia, facendo decadere la figura dell'ispettore annonario in quanto fuori contesto regolamentare e normativo. La polizia locale diventa a tutti gli effetti una polizia con competenze giudiziarie. L'ispettore annonario risultò far parte di un vecchio retaggio, anche se ha avuto un ruolo importantissimo nel passato, rivestito nel processo di controllo delle attività commerciali e dei mercati. Nasce nell'antica Roma, verificavano i mercati dell'Annona, infatti il Dipartimento al Commercio una volta si chiamava appunto Annone e Mercati, e gestiva tutti gli approvvigionamenti commerciali sul territorio del Comune di Roma. A titolo informativo,
per essere più precisa, nella descrizione gli ispettori annonari erano 106, allocati con una formula ibrida che rischiava di sovrapporne il ruolo a quello della polizia locale, tanto che i verbali emessi non venivano più riconosciuti legalmente. Fu data loro la possibilità di scegliere se assumere mansioni di funzionari, funzionario dei sistemi di prevenzione, protezione e monitoraggio dei servizi, così come previsto dalla deliberazione di giunta comunale 214/2009, appunto, o agenti di polizia locale. Abbiamo poi avuto in commissione l'opportunità di avere più delucidazioni audendo l'onorevole Andrea Coia, il quale ci ha illustrato la mozione numero 37 del 4/4/2019 avente ad oggetto istituzione di ufficio di scopo a riporto del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive. Durante il dibattito, che ne è scaturito appunto nella commissione, ci siamo concentrati su chi doveva svolgere questa funzione, temendo la sovrapposizione delle due figure. Il contributo dell'onorevole Coia ha però chiarito alcuni dubbi. Intanto i compiti della polizia locale sono molto gravosi, ve ne cito alcuni: sicurezza urbana, raccolta di notizie di reato riguardanti la polizia stradale, amministrativa, edilizia e socioambientale, delega dell'autorità giudiziaria allo svolgimento delle indagini, difesa del decoro di polizia urbana, vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunali, sicurezza stradale, attività di tutela dei consumatori attraverso la verifica dell'applicazione delle norme sulle attività commerciali, tutte sulle affissioni e pubblicità, sulle attività di pubblico spettacolo, sulle autorimesse pubbliche, accerta le violazioni delle norme in materia urbanistica, offre un servizio di tutela ai minori e ai soggetti fragili, alle persone senza fissa dimora, ai nomadi, contrastando i fenomeni di degrado urbano e sociale, controlla il rispetto delle norme relative ai rifiuti, alle acque reflue, all'inquinamento acustico e atmosferico, in occasione di calamità naturali svolge un servizio di soccorso coordinati con la protezione civile anche fuori dal territorio comunale. Punto 2. L'organico della polizia locale non riesce a svolgere tutte queste funzioni in modo puntuale ed efficace a causa del sottonumero. Il nostro municipio è molto vasto, con diverse realtà, città storica, suburbio ed extraperiferia. Da ciò ne consegue che cittadini, operatori e commercianti continuano a lamentare la carenza di controlli costanti al fine di far rispettare le norme e i regolamenti. Da qui scaturisce l'esigenza di creare un gruppo di ispettori amministrativi che possa operare in autonomia o in collaborazione con le forze di polizia locale per un più efficiente e razionale impiego di tutte le risorse di Roma Capitale. Ne risolve, si chiede alla Presidente e il competente assessore di interfacciarsi con la Sindaca affinché venga messo a disposizione personale qualificato, preposto esclusivamente al controllo e contrasto dell'abusivismo, illegalità a tutela di quei cittadini, commercianti, operatori che rispettano le norme. Mi riservo poi alla conclusione il completamento. Grazie. Grazie consigliera. Interventi? Abbiamo interventi? No, non abbiamo interventi. Non è vero, rimane. Passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Se vuole farla. Se me la richiede la consigliera, volentieri. Consigliera, vuole fare la replica finale? Prego. Grazie Presidente. Abbiamo più volte toccato con mano in commissione, ma anche mediante sopralluoghi e segnalazioni, quanto oggi paghiamo della carenza di personale dedicato esclusivamente a questo settore. Nel quotidiano vediamo piccoli e grandi abusi, disprezzo e disattenzione delle norme che ormai sono diventate delle consuetudini, forti dal fatto che i controlli non sono frequenti. Dobbiamo convenire che così non si può più continuare. Ed è ora di alzare la voce per trovare una soluzione efficace e puntuale, soprattutto nel breve tempo. Il municipio, come del resto anche tutti gli altri municipi, non possono aspettare. Grazie.
Grazie, allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Non sono intervenuto durante appunto la discussione perché mi sembra abbastanza evidente il contenuto che la Presidente della Commissione e relatrice ha appunto evidenziato, e mi sembra talmente ovvio ed evidente che un municipio come il nostro, che nasce dal collegamento, quindi dall'unione dei due ex municipi, ex decimo e ex nono, ovviamente soffra di una mancanza di possibilità, anche volendo, di poter effettuare dei controlli a supporto del rispetto delle regole, e quindi già c'era prima, immaginiamo su un territorio vasto come è diventato il nostro municipio, e con le numerose attività i controlli diventano complicati se non c'è una task force che possa comunque dedicarsi a questo argomento. Quindi non ho ritenuto opportuno aggiungere altro, e mi sembra talmente evidente anche la volontà politica di poter essere d'aiuto a tutte quelle attività legali, a tutte quelle attività che sono in linea con le regole, a tutte quelle attività che comunque fanno, nonostante tutto, grandi sacrifici in funzione della grave crisi economica che attanaglia questo paese da diversi anni, e quindi nonostante tutto cercano di essere in regola, però non possono far nulla contro chi utilizza il sistema dell'illegalità e dell'abusivismo, se non possa essere aiutato dall'amministrazione, dal comune, dalle istituzioni regionali, dallo Stato, cioè da chi comunque è preposto per. E quindi in funzione di questo, in funzione del fatto che si chiede maggiore controllo e maggiore attività performante, proprio per dare un segnale di legalità, quindi Fratelli d'Italia è favorevole, voterà favorevole, perché perlomeno in un municipio come il nostro, dove ci sono addirittura tre strati di quadrante abitativo, quindi tra il centro, la città storica, i suburbi e quindi la parte extra raccordo, che è in espansione, è normale che, avendo problematiche diverse, non è facile neanche unificare, quindi ha bisogno questo municipio di una maggiore forza di presenza e di controllo. Fratelli d'Italia voterà favorevole. Grazie, altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Dotto. A parte l'indicazione forte contro l'abusivismo e contro ogni illegalità, come Forza Italia abbiamo sempre fatto in tutti gli interventi il discorso del contrasto pieno all'abusivismo, io voglio dire, questi ispettori annonari sono stati aboliti, forse non funzionavano neanche troppo bene. E voglio dire, la polizia locale ha un ruolo ben specifico rispetto a questo, e io penso che ha l'autorità e l'autorevolezza per fare un lavoro giusto e importante nei confronti dell'abusivismo e dell'illegalità.
Perciò il fatto di prendere ispettori annuali, io prenderei più vigili urbani, cioè io prenderei più polizia locale, perché è importante che noi diamo più forza a tutte le polizie, partendo da quella nazionale alla polizia locale, perciò più polizia locale nel nostro territorio. E perciò ecco, questo è lo sforzo che deve fare un municipio, la richiesta di avere giustamente più forze che possano chiaramente lottare in forma autorevole rispetto a questi due problemi, che sono l'abusivismo e purtroppo anche l'illegalità. Perciò io non posso votare favorevolmente rispetto a questa risoluzione e penso di astenermi. Avrei votato anche contro, però voglio dire, comunque è una risoluzione che si impegna rispetto all'abusivismo e all'illegalità, perciò questo ne tengo conto, però non mi sembra la medicina più giusta per contrastare in maniera forte, come ho detto, l'illegalità e l'abusivismo. Serve più polizia nel nostro territorio, serve più polizia sia nazionale che locale nella nostra città e a livello nazionale. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto? Mi sembra di non vederle. Bene. Passiamo alla votazione. Un secondo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 voti favorevoli e 4 astenuti e nessun contrario, l'atto si intende approvato. Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori, proposta di risoluzione avente ad oggetto parcheggio multipiano realizzato nell'ambito delle opere di urbanizzazione del comprensorio convenzionato in Cinecittà Sud, subcomprensorio Ovest. Relatore? Prego, consigliere. Grazie Presidente. Leggo l'atto perché più o meno riassume tutto quello che è successo, insomma. Allora, la società Imprese Costruzioni Manfredi SNC e Immobiliare Pinerolo SRL, danti causa nelle società Sutex SPA ed Immobiliare Secondo SRL, incorporata nella società Fine Europa SPA con atto di fusione notaio Mazza del 23-12-1994, notaio Mazza. Repertorio 64.883, raccolto 20.599, hanno stipulato con atto di rogito notaio Colalelli in data 29.03.82, repertorio 64.704, una convenzione con il Comune di Roma per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del comprensorio in oggetto. Successivamente in data 04.06.86, repertorio 894-72, società Sutex SPA ed Immobiliare Secondo SRL hanno sottoscritto a rogito notaio Colalelli un atto d'obbligo modificato della convenzione menzionata. Detto atto d'obbligo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 229 del 3-11-1987, prevedeva tra l'altro la realizzazione nell'ambito delle opere di urbanizzazione di cui trattasi di un parcheggio multipiano. In data 5-11-1990 veniva effettuato il collaudo del suddetto parcheggio multipiano, protocollo del Comune di Roma, ripartizione quinta, lavori pubblici numero 58.591 del 6-12-90. In data 28-1-91, con deliberazione numero 541 della Giunta Comunale, veniva approvato il collaudo definitivo del predetto parcheggio multipiano. In data 11-9-98, a seguito di regolare convocazione da parte del Comune di Roma, Dipartimento 7, Politiche della Mobilità e dei Trasporti, UO Pianificazione e Regolazione Parcheggi, protocollo numero 38.627 del 4-9-98, è stata effettuata la consegna del parcheggio in narrativa alla società Sta SPA. Considerato che il parcheggio si trova in prossimità della stazione Cinecittà della metro A, tale fermata è attualmente dotata di un parcheggio di scambio di non agevole fruizione da parte degli utenti provenienti dal grande raccordo anulare, in quanto collegato nel senso opposto di marcia.
Provenendo da fuori Roma, l'unico modo per beneficiarne è raggiungere Viale Palmiro Togliatti, invertire il senso di marcia e tornare indietro sulla Tuscolana, con evidente disagio e ricaduta su traffico e inquinamento. È interesse di questa amministrazione favorire e stimolare la cittadinanza ad un tipo di mobilità intermodale e sostenibile, dotando il territorio di soluzioni alternative del mezzo privato. Il Consiglio del Municipio VII risolve di impegnare la Presidente ad attivarsi presso la Sindaca e gli assessori competenti affinché il parcheggio in narrativa sia reso fruibile all'utenza, il parcheggio sia dotato delle tecnologie necessarie alla piena fruibilità da parte dell'utenza, quali sensori di presenza degli autoveicoli nelle piazzole, al fine di indicare, mediante segnaletica dinamica in tempo reale, il numero totale di posti, il numero dei posti disponibili residui, il numero dei posti disponibili residui riservati a persone con disabilità. La segnaletica dinamica sia collocata a ragionevole distanza dall'ingresso del parcheggio in modo da fornire all'utenza informazione preventiva sulla disponibilità dei posti. Grazie. Grazie consigliere. Interventi? Non ci sono interventi? Prego consigliere Guido. Grazie Presidente, io ringrazio il Presidente Rinaldi della Commissione Prima, Lavori Pubblici, Urbanistica, Parcheggi eccetera, perché ha fatto rilevare ai membri della Commissione un problema importante, un problema che era andato dimenticato negli ultimi decenni. Citava prima vari notai quando leggeva l'atto in presentazione, si parlava del 1986 mi sembra. Essenzialmente questo parcheggio pertiene al Comune di Roma dal 1986, 82, e nessuno si è mai accorto in questi 20, 25, barra 30 anni che, anche di più, che esisteva. Allora, considerando, noi siamo in un punto di incrocio a livello territoriale, sia perché abbiamo buona parte della linea sul nostro territorio, sia perché nei pressi è presente il terminal della Nagnina, sia perché siamo vicini al raccordo, sia perché siamo a due passi da Castelli Romani, oltre all'importanza della location, tra virgolette, di questo parcheggio, perché se non erro è molto vicino per esempio anche agli studios di Cinecittà, quindi c'ha un senso importante. Pensiamo anche alla fermata Capannelle del treno, che non è molto distante. Allora è fondamentale che con questo indirizzo il Consiglio del Municipio si esprima, io credo, spero con forza, perché il Comune deve rendersi conto che questa è una situazione abbastanza scandalosa, che noi ci portiamo dietro da decenni e che può essere implementata invece con valore positivo per i cittadini che, come sappiamo, fanno difficoltà spesso a trovare parcheggio, penso alla stazione a Nagnina, perché la gente che arriva lì è talmente tanta che dotare diciamo, cioè lo spazio limitrofo di un parcheggio ulteriore è fondamentale. Oltretutto, e qui c'è anche un aspetto di mobilità ovviamente, che questo parcheggio non è, cioè non solo non era tanto conosciuto, ma non è neanche tanto raggiungibile, è un po' nascosto. Ci sono dei sensi di marcia un po' strani per portare a questo parcheggio, e allora bisogna incidere anche in quella direzione. Io chiudo il mio intervento semplicemente con la rilevazione del problema che il consigliere Rinaldi ha portato alla nostra attenzione e che ringrazio di nuovo per questo, e invece può essere una soluzione buona se questo parcheggio va a regime per tutto il quadrante, anche perché sono molte decine di posti, forse 100, 200, 115. E, oltretutto sarebbe utile, come già abbiamo richiesto in passato su altri parcheggi, che ci sia una segnaletica invece visuale, video, con l'indicazione dei posti disponibili, con quelli che sono già occupati, eccetera, anche perché siamo nel 2019, non siamo negli anni 70, e questo sicuramente potrebbe agevolare anche le decisioni che quotidianamente prendono i cittadini per trovare posto o non posto, per decidere quali tipologie di mezzi pubblici o privati prendere per andare verso la propria attività lavorativa, eccetera. Io chiudo ribadendo e rilevando questo grande aspetto, sono contento, quindi ancora una volta ringrazio il Presidente Rinaldi, spero che in Commissione Capitolina, ma soprattutto la Giunta e i dipartimenti, su cui faremo pressione, ma non è che poi i dipartimenti, cioè alla fine soprattutto quelli di lavori pubblici e urbanistica, siano molti collaborativi ultimamente. Ecco.
Questo è quanto, grazie. Grazie, altri interventi? Prego, consigliere. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per il Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica Rinaldi e dalla mia prospettiva lo ringrazio anche, diciamo, per la sottolineatura rispetto al numero dei posti residui riservati alle persone con disabilità. Quindi è fondamentale, insomma, che all'interno della segnaletica sia anche disponibile questo tipo di informativa. Rispetto all'atto in se stesso c'è solo da riflettere un attimo e capire per quale motivo, dopo un collaudo avvenuto nel 98, un parcheggio in una posizione così strategica e importante per il nostro municipio non sia stato, diciamo, reso fruibile alla cittadinanza. Ed è proprio su questo che io chiederei alla Presidente della Commissione Controllo e Garanzia la gentilezza di approfondire l'escursus di questa cosa, di capire di chi sono le responsabilità, per quale motivo questo parcheggio consegnato è di fondamentale importanza e utilità per questa parte di territorio sia andato a finire nel nulla e quindi abbia perso anche quello che è il suo valore strutturale, perché io ho supportato il Presidente Rinaldi in un sopralluogo presso questo parcheggio, non abbiamo avuto la possibilità di accedere all'interno, ma il Presidente Rinaldi ha fatto uno studio approfondito sulla tematica. Ecco perché le comunicazioni di dettaglio anche rispetto alla tipologia dei posti disponibili, eccetera. Però così ad occhio, dall'esterno, si vede chiaramente che è un parcheggio in disuso, che non è mai stato utilizzato, appunto. E allora ribadisco la necessità, a mio avviso, di approfondire in Commissione Controllo e Garanzia Municipale con la Presidente Biondo cos'è che ha portato l'amministrazione che ha ricevuto informazioni sul collaudo a non rendere utilizzabile questo parcheggio. Sono sicuro che il Partito Democratico, una consigliera del Partito Democratico è la Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, ha a cuore questa situazione e non avrà sicuramente difficoltà né contrarietà ad approfondire i perché di questo sperpero, diciamo, di soldi pubblici, perché è una struttura sulla quale si fa un investimento che poi non viene utilizzata e viene lasciata marcire, è semplicemente uno spreco di soldi pubblici. E visto che c'era un'amministrazione precedente alla nostra, mi sembra giusto che, insomma, si approfondisca per quale motivo è andata così. Rinnovo il ringraziamento al Presidente e speriamo di poter inaugurare presto la riapertura. Sottolineo quello che diceva il nostro capogruppo, il consigliere Guido, vorrei che questa risoluzione non cadesse nel vuoto e vorrei che ci fosse un'attenzione a livello capitolino da parte dei dipartimenti che dovrebbero tenere più in considerazione quelli che sono i lavori che fanno i municipi e anche il nostro fra questi, considerando che noi portiamo delle istanze che non sono delle richieste personali a titolo personale, ma sono delle richieste che derivano da un confronto con il territorio, perché diciamo il municipio in sé è l'ente territoriale più vicino poi alla cittadinanza, al quale questa poi si rivolge con maggiore facilità. Quindi spero e comunque seguiremo l'evolversi della situazione e sono sicuro che poi il Presidente Rinaldi ci darà presto una bella notizia in Commissione Lavori Pubblici. Grazie. Grazie, altri interventi? No. Come conclusivo? Prego, consigliere. Allora sì, diciamo che effettivamente questo parcheggio è molto importante, perché considerando che, diciamo, è l'ultimo prima di Cinecittà, prima abbiamo Anagnina che si satura intorno già alle 8:30 di mattina, è saturo, e quindi avere questo sfogo per le auto che non riescono a trovare posto ad Anagnina, insomma, è una cosa importante. L'altra cosa che volevo aggiungere è che secondo me poi alla fine
forse anche più importante del fatto della disponibilità dei posti, è il discorso che comunque questa è un'opera pubblica che è stata, cioè sono soldi pubblici e quindi è stata un'opera realizzata per il territorio. E il territorio per 20 anni, dal collaudo, non da quando è stata pensata, non ha avuto la possibilità di usufruirne. Quindi se noi andiamo a vedere gli interessi bancari su quelle cifre che sono servite per realizzare quest'opera, già solo con quelle, insomma. E quindi ecco, ci tenevo a sottolineare questo fatto e se mi permettete una piccola deriva, questo è purtroppo un problema che ci abbiamo anche un po' su tutte le cose, sui soggetti attuatori per quanto riguarda le opere che vediamo nei piani particolareggiati e per quanto riguarda i consorsi opera scomputo. Quindi insomma è importante che queste cose, che io spero non siano numerose, spero che questa sia veramente l'unica, anche se qualche dubbio ce l'ho per come è stata, diciamo, per la storia che la contraddistingue, che la caratterizza, e spero veramente che questa sia proprio una cosa che è successa, perché approfondiremo poi magari, come diceva il collega, in commissione controllo e garanzia, insomma ecco tutto qua, grazie. Grazie, passiamo alla dichiarazione di voto. Non abbiamo dichiarazione di voto. Bene, allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 19 voti favorevoli è approvata l'unanimità, scusatemi. Passiamo all'ultimo punto all'ordine dei lavori, mozione avente ad oggetto seminari e incontri informativi sulle truffe e danni dei cittadini. Relatore, prego, consigliere principale. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. La mozione di oggi riguarda appunto dei seminari e degli incontri informativi sulle truffe ai danni dei cittadini. Allora, l'argomento parte da una commissione politiche sociali che si è tenuta a marzo, nella quale abbiamo invitato tutti i presidenti dei centri sociali anziani, il coordinatore municipale dei centri sociali anziani, e abbiamo avuto il piacere di ospitare con noi il settimo gruppo della Polizia di Stato, quindi abbiamo avuto in commissione le due dirigenti dei gruppi Appio e Tuscolano. Allora, l'intenzione è semplicemente quella di diffondere il più possibile iniziative di prevenzione rispetto alle truffe. Andrei direttamente alla lettura dell'atto. Volevo solo aggiungere che poiché consideriamo questo un argomento abbastanza delicato e importante, abbiamo preferito, nonostante fosse di nostra iniziativa, abbiamo preferito condividerlo con le opposizioni, portando una bozza di quest'atto in Commissione Politiche Sociali e ricevendo anche da qualcuno dei contributi diciamo utili alla stesura definitiva. Abbiamo offerto la possibilità a tutti i consiglieri di sottoscrivere l'atto secondo dei tempi prestabiliti e concordati con l'ufficio consiglio secondo procedura. Di fatto abbiamo avuto la sottoscrizione, anche probabilmente per una questione più che altro di tempo, esclusivamente da un membro del gruppo misto. Con questo sono convinto, appunto, quello che dicevo prima, e si è trattato solo di una questione di tempo, perché sono convinto che anche le altre opposizioni condividano quest'atto e questa tematica. Procedo alla lettura. Allora, premesso che in Italia sono purtroppo tanti i casi di anziani che soprattutto nel periodo estivo vengono avvicinati e raggirati, il fenomeno infatti ha avuto un sensibile aumento negli ultimi anni, facendo registrare il picco nel 2015 con circa 15.000 casi accertati di truffa ai danni di over 65. Tra le regioni più colpite risultano la Lombardia, la Campania ed il Lazio. La truffa a danno degli anziani è un crimine
purtroppo più diffuso di quanto appaia dalle statistiche. Le denunce infatti rappresentano solo una minima parte del fenomeno, perché molte vittime si vergognano a denunciare e a parlarne in famiglia. In effetti quello che le dirigenti, le due dottoresse del commissariato di polizia ci sottolineavano era proprio questo. Diciamo che il target più alto è quello dei cittadini appunto anziani over 65, che poi riscontrano un senso di vergogna, una difficoltà oggettiva a denunciare questo tipo di reati, e quindi diciamo in effetti il problema grosso è proprio questo, che i reati non vengono denunciati, non ci si confida nemmeno con parenti o amici, perché appunto si prova questo senso di vergogna. E noi con questa campagna informativa in collaborazione con la polizia chiediamo proprio alla Presidente e alla Giunta di diffondere questa iniziativa proprio per cercare di abbattere questa difficoltà anche psicologica delle persone anziane, e non solo anziane, perché poi abbiamo avuto modo di rilevare che le truffe praticamente avvengono con delle vittime di tutte le età, e il senso di vergogna e la paura o la vergogna di denunciare si manifestano a prescindere dall'età della persona. Molte campagne informative vengono attuate a livello istituzionale, ma purtroppo i reati non sembrano diminuire. Aumenta il numero degli anziani colpiti, come cresce in parallelo la fantasia creativa dei truffatori, che ricorrono a sistemi sempre più ingegnosi per carpire la fiducia delle persone. Premesso che il proliferare di nuove tipologie di reati, difficilmente ricostruibili per le loro modalità di esecuzione, rende complessa e spesso impossibile la fase di istruzione di processi per truffe ai danni di anziani, premesso che la casistica è infinita, tra le truffe più ricorrenti ci sono quelle in abitazione, che iniziano sempre con una scusa per entrare in casa, controllo del gas, lettura della luce, consegna di un pacco, o addirittura i truffatori si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine, perché spesso avviene anche questo, in possesso di distintivi falsi, si presentano alla porta delle persone facendo vedere questo tesserino di riconoscimento, e quindi la persona ingenuamente poi in effetti, pensando di trovarsi di fronte a una forza di polizia, consente l'accesso in casa. Considerato che i crimini che colpiscono le persone più anziane, più sole e per questo più fragili, hanno una forte ricaduta a livello psicologico nelle vittime, che segnerà per molto tempo la loro esistenza, sommandosi al danno economico spesso rilevante, considerato che quando un anziano subisce una truffa o un raggiro, oltre a un danno emotivo riscontra una diminuzione della propria autostima. Il disagio delle vittime spesso può essere attenuato solo se esse vengono aiutate in una logica di intervento solidale specifico. L'intervento dopo una truffa agli anziani viene infatti effettuato su più campi, da quello materiale a quello fisico o psicologico. È un reato così abietto e umiliante per chi lo subisce che dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per cercare di estirparlo, soprattutto diffondendo buone e semplici regole di prevenzione. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini, specialmente i meno giovani, affinché siano più cauti quando sconosciuti, con le più disparate tecniche, richiedano loro dei soldi offrendo servizi e contratti, o si presentino per presunti controlli, addirittura in divisa o esibendo distintivi, e spingerli a denunciare eventuali truffe per aiutare la comprensione su questo fenomeno. Considerato che il 17 maggio di ogni anno ricorre la giornata nazionale contro le truffe agli anziani, istituita da ANAP, Associazione Nazionale per Anziani e Pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Tenuto conto che le forze dell'ordine da anni sono impegnate in campagne di informazione e prevenzione contro il fenomeno delle truffe agli anziani, che la Polizia di Stato ha già effettuato alcuni seminari nei centri sociali del nostro municipio, i quali ad esempio Villa Lazzaroni e Villa Lais, al fine di alzare la soglia di attenzione delle potenziali vittime, informandole sulle diverse tipologie di truffa utilizzate e promuovendo buone prassi. L'obiettivo della Polizia di Stato è anche quello di spiegare agli anziani che le truffe colpiscono tutti senza differenza di età o di estrazione sociale e culturale, al fine di annullare quel sentimento di imbarazzo che spinge gli anziani a non sporgere denuncia. Come
dicevo prima, si prova vergogna anche perché si riconosce una propria c'è difficoltà a riconoscere una propria debolezza. Spesso si associa ad essere vittima di truffa a un'ignoranza della persona, quando in realtà ormai queste tecniche sono talmente specializzate che alla fine possono colpire anche una persona con un certo livello culturale. Quindi prescinde proprio dal livello culturale della persona, ma sta proprio nella capacità del truffatore di usare mezzi più o meno importanti. L'obiettivo della polizia di Stato è anche quello di spiegare agli anziani che le truffe colpiscono tutti senza differenza di età o di estrazione sociale e culturale, al fine di annullare, questo l'avevo letto. La polizia di Stato, invitata dalla Commissione Politiche e Sociali nella seduta del 15 marzo 2019, si è dimostrata disponibile ad organizzare seminari nei centri sociali anziani del municipio 7 con un preavviso minimo di 10 giorni e per un minimo di partecipanti non superiore a 100. Che i presidenti dei CSA, invitati alla stessa seduta di commissione, si sono resi disponibili ad ospitare i seminari, aprendoli anche ai non iscritti, soprattutto ai parenti, a definire insieme al municipio un programma di incontri che tenga conto delle esigenze sia della Polizia di Stato che degli anziani del municipio. Rispetto al punto precedente, per semplificare anche l'accesso a questi corsi, a questi seminari, agli anziani, abbiamo pensato di organizzarli all'interno dei centri anziani, quindi abbiamo chiesto alla Polizia di Stato la disponibilità che ci è stata concessa di effettuare una formazione itinerante, laddove gli spazi ci consentano di tenere il seminario direttamente nella sede del centro anziani, oppure facendo riferimento alle sedi, alle proprietà municipali, per fare in modo che anche le persone che hanno difficoltà a spostarsi, penso alle persone con disabilità o chi non ha, chi ha proprio difficoltà di movimento in generale, cercare di agevolarle il più possibile e rendere più facile la partecipazione. Quindi i presidenti dei centri sociali anziani hanno accolto con beneficio questa iniziativa, della quale tra l'altro erano stati coinvolti anche in passato, come dicevo prima, già in due centri anziani si erano svolte delle iniziative di questo tipo con la Polizia di Stato. Io stesso ho assistito a un'iniziativa di questo tipo con un collegamento televisivo, con una trasmissione in cui proprio un gruppo, in questo caso dei carabinieri, che aveva tenuto questi corsi di formazione all'interno di un altro centro anziani del nostro municipio, raccontava poi quella che era stata una truffa che aveva ricevuto un anziano di quel territorio. Quindi devo dire che in effetti nel nostro municipio le forze di polizia, carabinieri, polizia di Stato, ma ovviamente gli stessi vigili urbani, che sono quelli più a contatto con i cittadini, si trovano spesso ad affrontare situazioni di questo tipo. E quindi ci riconoscono il fatto che ci confermano il fatto che questo fenomeno è molto diffuso e quindi è importante intervenire al più presto. Quindi tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto, il Consiglio del Municipio 7 impegna la Presidente della Giunta ad attivarsi, interfacciandosi con la Polizia di Stato e i centri anziani del Municipio 7, per organizzare e promuovere seminari e incontri informativi nell'arco dell'anno sulle truffe ai danni dei cittadini, anziani e non, per una maggiore consapevolezza e per un attivo contrasto al fenomeno. Secondo punto, chiede di organizzare un evento finale a cadenza annuale con lo scopo di promuovere la ricorrenza della giornata nazionale contro le truffe agli anziani, coinvolgendo l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza. Quindi questo è il percorso che è stato fatto, l'intenzione è quella di diffondere il più possibile queste iniziative per cercare di creare una protezione che sia difficile da penetrare, non solo per i cittadini anziani, ma per tutti gli abitanti del nostro municipio. Un ultimo appunto, ricordo che all'interno dei centri sociali anziani, a seguito della nuova stipula che è stata fatta per la copertura assicurativa, è consentito l'accesso anche a persone non anziane, non iscritte al centro sociale anziani, perché noi crediamo che i centri sociali anziani non siano un parcheggio per le persone anziane, di cui con un territorio
delimitato e senza possibilità di accesso all'esterno? Assolutamente no, sono un altro punto dell'amministrazione all'interno del territorio in cui deve avvenire uno scambio intergenerazionale. Quindi noi vogliamo vedere bambini, ragazzi, anziani, persone adulte all'interno dei centri anziani che vivono una vita sociale che non sia, diciamo, rilegata esclusivamente a un target di età. E devo dire che molti dei nostri centri anziani sono attivi con diverse iniziative sul territorio, anche per i bambini e diciamo in generale per la cittadinanza del municipio. Questo è quanto, se ci sono delle domande sono disponibile in occasione dell'intervento conclusivo. Grazie. Grazie. Interventi? Prego, consigliere. Bene. Presidente, lei, presidente di commissione, lei gode di una simpatia da parte della presidenza e il tempo per lei non passa mai, lei non si invecchia. Magari. No, perché il tempo passa, però è riuscito a spiegare molto. No, sono contento, io sono di quelli che il tempo lo dà, non lo sottrae, però dico è servito perché ha spiegato molto bene. Ha spiegato molto bene e diciamo che sono quelle occasioni in cui si intuisce, si capisce che c'è veramente un atto politico. E quindi mi congratulo con lei, con chi ovviamente ha lavorato, la commissione. Certo, era più facile fare questo un atto di condivisione, no, con tutte le forze politiche, che ne so, che fare quello per esempio sul parcheggio, però va bene, noi come opposizione ci prendiamo quello che arriva, non tutto possiamo mettere, come si dice, possiamo mettere, no, mano, giustamente, però è anche intelligente capire di poter, no, mettere una firma e condividere quando uno condivide. E quindi no, su questo sì, infatti dico, su quello prima che era chiuso. Ci sono degli atti che sono chiusi, già fatti, no? Volete fare pane, dura, metti il forno, esce fuori, che muori, facciamo per pane, è fatto. Però se lo vogliamo fare insieme lo si può, capito? Si può impastare, si può mettere. Però a parte quello, questo è veramente uno di quei pochi atti che io considero politici. E lo considero politico perché emerge proprio tutta la sua parte, cioè ne è evidente tutta la parte, diciamo, a cui si riferisce, per cui la platea alla quale questo atto politico si fa riferimento è ampia, perché non è solo i famosi diciamo aderenti alla terza età, ma diventa anche quelli della seconda, è utile anche a quelli della seconda, ma è utile anche a quelli della prima, cioè è utile a chiunque si trova di fronte a una situazione di questo tipo. Per cui devo dire che effettivamente, come si dice, c'è un intelligente posizionamento politico. La politica è questa, finalmente si usa la parola nel massimo suo significato, la polis è quella di poter dare, no, maggiore contributo, risposte, soluzioni, e quindi questo è una mozione che ovviamente, che anche se non fosse stata firmata o lavorata nella commissione competente, secondo me avrebbe avuto, ripeto, facilmente condivisione. Poi possiamo dire se nei modi, nei tempi, nel come, quando e perché potremmo ragionare, ma sono convinto che il presidente della commissione sociale sarà il primo a convocare, a invitare tutte le parti politiche, sia se gli avvenimenti vengono effettuati qui in municipio, sia se vengono, diciamo, localizzati presso
le sedi dei relativi centri. Intelligente il fatto anche di andare da chi non può muoversi, da chi invece ha bisogno e non può spostarsi. Quindi diciamo che è una cosa che mi dà soddisfazione, lo dico con molta serenità, perché sono quelle cose che avremmo dovuto pensare anche noi, lo dico con molta serenità e semplicità, cioè una forza politica deve pensare a questo, deve pensare anche a questo. E quindi avete anticipato, e merito, quindi purché, come si dice, si possa dare un risultato. Questa è una cosa molto importante, molto sentita, e io non riesco ad essere presidente, non si parla in commissione, loro stanno a fare la commissione. Cortesemente fate silenzio, ascoltiamo, grazie. Il consigliere, grazie. Grazie, dico, è evidente che questa cosa va portata avanti anche con una tempistica, quindi con dei livelli, va fatto un ragionamento, quindi uno schema complessivo, intervento della polizia, dei carabinieri, da parte delle figure sociali. Va fatto proprio un protocollo al quale vorremmo partecipare anche noi di Fratelli d'Italia, ma immagino anche altre forze politiche, perché è vero che, come si dice, chi governa comanda, ci mancherebbe altro, però ci sono delle cose che è giusto dar merito a un lavoro istituzionale, non politico partitico ma istituzionale, e siccome ho capito secondo me l'essenza della proposta e quindi il fine vero dietro, non di fare numeri ma di dare risultato, e conoscendo anche il presidente, penso di conoscerlo un po', sono sicuro che questo è a fin di bene, e se a fin di bene è, come credo, va fatto tutto il possibile per poter arrivare ad toccare maggior numeri possibili, quindi anche i numeri ai quali noi arriveremo sono numeri che faranno la differenza di questa proposta, di questo progetto. Chiudo dicendo che, non sapendo quanti casi accertati ci fossero e non sapendo che il Lazio era una di quelle regioni più colpite, non riesco ad essere come parte oppositiva, e poi diranno quello che gli pare le altre formazioni, ma io non riesco a essere pretestuoso su argomenti di questo tipo, e sono uno che quando deve dire sì e sì, quando dice no e no, e sono uno che riconosce quando deve riconoscere il buon lavoro di chi lo pone e la condivisione. Quindi Fratelli d'Italia non vi lascerà, come dico spesso, soli in questo percorso. Lo condivide, vi aiuterà, i mezzi ovviamente, se volete, si possono, come si dice, mettere insieme, organizzare, anche se non faccio parte di questa commissione e c'è il mio collega Carlone, però noi comunque vogliamo dare il nostro contributo, perché se effettivamente poi alla fine questo lavoro si tramuta in un percorso, in un risultato, in una giornata definitiva, finale, dove si possa fare un evento, no? In un grande teatro, dove tutti si riconoscono e tutti, no? Possiamo applaudirci per aver fatto un buon lavoro, io penso che avremmo fatto una cosa degna del nostro ruolo. Quindi Fratelli d'Italia già dirò che è favorevole a questa, e quindi non chiedo, Presidente, di fare la dichiarazione dopo, va bene? È contenta? Ok. Mi gradisce. Prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, neanche io chiederò di fare la dichiarazione di voto successivamente, perché l'ho manifestato in commissione dove si è lavorato a questo atto, dicendo che sicuramente ribadisco le mie iniziative rispetto all'atto, quello di dare sostegno anche a chi riceve una truffa,
Abbiamo poi concordato in commissione che ecco, si facevano queste non le chiamerei lezioni, bensì consigli rispetto ai cinque principali situazioni di truffa che gli anziani ricevono. Abbiamo parlato di molte situazioni spiacevoli che si vengono a creare, non ultima quella delle bollette dell'Enel, del gas e così via, false addirittura, che vengono recapitate ai poveri anziani, e naturalmente sono i soggetti più deboli, per cui qualsiasi iniziativa non può che trovare la mia firma e la mia posizione favorevole rispetto al problema. Non so se abbiamo ricordato un po', ma non sarà, come dire, la nostra risoluzione, ma saranno poi le persone con varie competenze che spiegheranno le varie tipologie di truffa che esistono oggi, quelle più in voga, dalle banconote, che troviamo degli agenti dell'agenzia che vogliono controllare addirittura le banconote all'uscita dalla posta degli anziani, e poi sono dei truffatori affilati, quello della lotteria, ma ce ne stanno tanti. Io dico, ci sono molti anziani che subiscono, devo dire però che si sono immunizzati molti dopo aver ricevuto tante fregature, e quindi ben venga l'iniziativa generale da fare una volta l'anno, ma soprattutto continuiamo ad informare, perché l'informazione è sempre utile per gli anziani. Una delle cose invece su cui dovremmo riflettere spesso sono le istituzioni stesse, che rendono problematico l'inutile per gli anziani quando devono telefonare per un cambio di utenza. È difficile che queste persone riescano a stare dietro agli operatori che cambiano, e quindi una semplificazione di alcune procedure sarebbe proprio ideale, oppure la messa a disposizione, come abbiamo già detto in commissione, di persone utili per risolvere alcuni problemi. Quindi non mi devo pronunciare nella dichiarazione di voto, avendo firmato quest'atto direttamente in commissione. Non mi sono appuntato, certo mi sarebbe piaciuto che le istituzioni dessero un sostegno anche per le cose corrette, come ci abbiamo detto, a volte sono le istituzioni che procurano dei danni direttamente all'anziano, in quel caso dovrebbe essere immediata, come dire, la restituzione del mal tolto alle persone più deboli. Ecco, questo era il mio pensiero in commissione, l'ho ribadito qua e mi accingo a concludere questo intervento, che vale come dichiarazione di voto. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Toti. Sì, questa mozione mi sembra che sia interessante, senz'altro condivisibile. Questi seminari ed incontri all'interno dei centri sociali per anziani, che svolgeranno perciò un ruolo importante, anche coinvolgendo, come ha detto il Presidente della Commissione, molti centri già lo stanno facendo in maniera molto attiva, penso a Cinecittà Est, penso ad altri centri anziani del territorio, dove c'è un vero coinvolgimento dei cittadini, delle realtà sociali di parti del territorio, comitati di quartiere, associazioni e altro, che si confrontano all'interno dei centri sociali anziani. Perciò questi seminari e incontri fatti in modo serio con le forze di polizia possono rappresentare veramente una risorsa per la terza età del nostro municipio. Certamente al Presidente rivolgo sempre della Commissione le richieste che arrivano e sono arrivate ormai alcune anche da diverso tempo, diciamo anche da più di un anno, rispetto anche alla ristrutturazione, alla sistemazione dei centri, perché voglio dire, non dobbiamo fare soltanto un discorso di confronti costruttivi al centro, ma dobbiamo anche dare
possibilità di avere un centro strutturato in maniera seria agli anziani del nostro territorio. Però ecco, voglio dire di più rispetto a questo. Questa è una mozione importante, però ecco, voglio ricordare al Movimento 5 Stelle e in questo caso pure alla Lega che a livello nazionale c'è stato un dibattito forte rispetto all'inasprimento delle pene nei confronti di atti delittuosi nei confronti della terza età, e purtroppo questo ancora non è passato a livello nazionale, perciò dovete essere voi a svolgere questo ruolo, perché noi come Forza Italia siamo senz'altro, e anche gli amici di Forza Italia a livello nazionale hanno condiviso questa richiesta, però ancora non è stata chiaramente approvata questa legge che inasprisce le pene. Ecco, questo è pure importante, come è importante questa mozione, è importante pure che si arrivi a livello nazionale, perché lì è il luogo deputato, per un inasprimento rispetto a tutto quello che riguarda la terza età. Io penso anche agli altri cittadini fragili che si trovano chiaramente in situazioni difficili, che devono essere tutelati, e perciò ecco, questo discorso dell'inasprimento delle pene è un discorso interessante e deve essere vicino e correre come questa mozione che, voglio dire, può dare risposte importanti agli anziani del nostro territorio. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto? O vuole fare quello di chiusura? Prego, consigliere. Grazie Presidente, no, io volevo fare quello di chiusura semplicemente per rispondere, se posso, a quello che hanno dichiarato i consiglieri dopo la presentazione dell'atto. Allora, questo è il mio giudizio sulla discussione. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, io ho apprezzato molto. Ripeto allora, volevo un po' rispondere alle sollecitazioni fatte dalle opposizioni. Partirei dal primo intervento di Fratelli d'Italia, che dicevo ho apprezzato molto la richiesta di coinvolgimento di tutte le opposizioni, ad esempio per una calendarizzazione degli eventi e un'informazione sulla promozione degli eventi a tutto il Consiglio del Municipio. Assolutamente sì, questa è la nostra intenzione. C'è proprio per quello che diceva successivamente l'intenzione di diffondere queste iniziative il più possibile, proprio come dicevamo, il fatto che ci sia stata da parte nostra questa intenzione politica di apertura massima del centro sociale anziani, non più ristretto a un target di persone come dicevamo prima, ma aperto al territorio come polo di riferimento del municipio. Quindi cercare di coinvolgere il più possibile il territorio. In effetti sì, i numeri sono importanti, i casi sono notevoli, sono aumentati e colpiscono diversi cittadini. Mi piace molto l'idea dell'evento finale in teatro, anche perché, come spiegavo leggevo nel dispositivo dell'atto, sono coinvolte delle autorità che sono quelle, diciamo, coinvolte anche a livello nazionale. Proprio recentemente c'è stata la quarta edizione a livello nazionale, in cui sono stati presenti tra gli altri anche il Ministro dell'Interno. E quindi assolutamente sì, è necessaria una location che dia, la massima possibilità di partecipare, quindi uno spazio molto grande, accogliente, che dia la possibilità di partecipare ad un numero di persone il più alto possibile. Quindi accogliamo assolutamente queste richieste e per quanto possibile condivideremo in commissione l'andamento, diciamo, l'evolversi della situazione. Poi il membro del gruppo politico di riferimento
appartenente alla Commissione avrà modo di coinvolgere anche i suoi colleghi. Ho apprezzato anche il discorso di Forza Italia, che è sempre, il consigliere Toti è sempre molto attento, non so se per una deformazione professionale, ma forse anche per l'età, non volevo sottolineare, però a parte gli scherzi, insomma, è una persona molto sensibile alle tematiche relative alla terza età, e quindi ho apprezzato il suo intervento. Non posso rispondere ovviamente sulla normativa nazionale, ma se si vuole mettere seduta a scrivere una proposta per il Parlamento io sono disponibile. Poi il Partito Democratico. Partito Democratico almeno questa volta è stato coerente, nel senso non ha votato, non si è espresso e non ha votato in commissione, e non si esprime in consiglio, almeno fino a che non verrà fatta una dichiarazione di voto, chissà se ci sarà. Però credo non abbiano anche loro nessuna difficoltà a sottoscrivere un'iniziativa di questo tipo, perché credo sia condivisa da tutti, sarebbero, diciamo, la voce fuori dal coro in questo momento se non dovessero votarla favorevolmente. Per gli altri, a parte le belle parole in consiglio, purtroppo ci rendiamo conto che ci sono delle situazioni ataviche, delle situazioni che si ripetono e che in questo caso riguardano un po' la vecchia politica. Non è bello ascoltare certe parole in commissione, non è bello che un consigliere dica va bene, io la firmo, purché la passerella sia per tutti. Non mi sembra, diciamo, il massimo questo, no? Perché se si firma un atto, si sottoscrive perché c'è il desiderio di farsi pubblicità, di salire sulla passerella, io non posso vietare di firmare a qualcuno un atto, non lo farei mai. Però sappiate che alcune firme hanno un valore e un significato e altre ne hanno un altro. Ok, per il resto, come dicevo prima, riceverete aggiornamenti su questa cosa attraverso le commissioni, attraverso tutti i canali di informazione possibile. Se avete idee, suggerimenti e non fate parte della commissione politiche sociali, io sono sempre disponibile, il consigliere Toti lo sa bene, ma anche il consigliere Giuliano, ad affrontare delle tematiche che riguardano le mie deleghe, quindi non ho nessuna difficoltà, anzi è un piacere per me cercare di affrontare insieme qualsiasi tipo di discussione sui temi delle politiche sociali. Credo di aver detto tutto, adesso l'impegno importante per la Giunta, è importante che la nostra Presidente, l'Assessore Mammì, l'Assessore delle politiche sociali, portino avanti questo indirizzo del Consiglio. Forse sto anticipando un po' la dichiarazione di voto, però diciamo, anche per i cittadini che ci ascoltano e magari non conoscono la procedura di un atto di Consiglio, noi con quest'atto andiamo praticamente ad impegnare la nostra Giunta, quindi nel caso specifico la Presidente del Municipio Lozzi e l'Assessore Veronica Mammì, ad attivarsi rispetto agli impegni che richiediamo in quest'atto. Ma noi non resteremo di lato, ma svolgeremo la nostra funzione di controllo e di indirizzo lungo tutto il percorso. Ecco perché immagino che chiederò anche indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, magari in una bella commissione politiche sociali, alla presenza dell'assessore, della presidente Lozzi, che ci dicano un po' come si sta evolvendo la situazione. Con il piacere ulteriore di invitare di nuovo anche la Polizia di Stato qualora disponibile. E credo di aver detto tutto, ripeto, se ci sono ancora richieste di chiarimento potrò completare in dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Grazie, bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, consigliere.
Grazie Presidente, solo per ribadire che ovviamente voteremo favorevolmente a questa proposta e ringrazio tutti i consiglieri che decideranno di sottoscriverla. Quelli che sono rimasti, che in realtà rimangono spesso, quando possibile rimangono sempre fino alla fine dei lavori, e li ringrazio per questo. In questo caso parliamo di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Mi dispiace, ma il Partito Democratico a braccetto col gruppo misto è uscito dall'aula e ha deciso, nonostante uno dei due avesse sottoscritto l'atto, ha deciso di non votare, di non partecipare neppure alla votazione di quest'atto. È una cosa un po' triste. Mi dispiace, insomma, perché ci siamo resi disponibili in commissione ad accogliere suggerimenti di tutti e lo abbiamo fatto, tanto che abbiamo addirittura modificato la nostra bozza di base, proprio perché volevamo che fosse il più condiviso possibile. Quando ci sono temi di questa delicatezza, noi vogliamo che tutti i consiglieri siano soddisfatti di quello che stiamo presentando e che lo condividano, affinché poi si arrivi in aula con un voto deciso a maggioranza, non a maggioranza del Movimento 5 Stelle, a maggioranza dell'Aula in generale, quindi che sia condiviso anche dalle parti politiche, e poi vediamo che il gruppo misto e il Partito Democratico che non mette le mani, perché in commissione non si esprime, non fa dichiarazioni di voto, non fa interventi e poi prende e se ne va prima della votazione di quest'atto, che non è cioè che veramente non riesco a capire come possa non essere condivisibile una cosa di questo tipo. Il fatto è che è molto chiara la linea del Partito Democratico, che diciamo, su quello che è di iniziativa nostra, anche se poi è condiviso con tutti gli altri, purtroppo perché l'abbiamo fatto noi non va bene, quindi non si va sui temi. Scusi se sono uscito fuori dal seminato, però è importante. La tempistica. Ho finito. Del gruppo misto vi ho spiegato bene prima che cosa è successo in commissione. Allora, chi si vuole fare pubblicità con noi ha sbagliato indirizzo, chi vuole condividere dei temi e li sottoscrive esclusivamente per realizzare delle iniziative utili al municipio è sempre il benvenuto. Grazie. Bene. Voteremo favorevole. Sì. Cioè, lei ha già fatto, se non erro, la dichiarazione di voto? L'ho detta nel coso, ma preannunciata. L'ha preannunciata? Va bene, prego. Grazie Presidente. No, perché mi ha colpito una parola, quindi velocissima. La soddisfazione. È una parola che non sentivo da tempo. E quando una forza politica è soddisfatta di un lavoro significa che si raggiunge un risultato che non è personale ma è per chi lo riceve. Quindi quando si arriva a un livello così intelligente di lavoro, per me la parola soddisfazione è una parola che merita, per cui ho approfittato nel riprendere e fare la dichiarazione di voto per sottolineare questa diciamo questo effetto di questo ragionamento che ha fatto il Presidente della Commissione, sottolineando questo aggettivo, questa parola. E a noi non ci compete una politica diversa da quella che è pretestuosa. Noi, da quando abbiamo fatto Fratelli d'Italia con la nostra Presidente Giorgia Meloni, noi entriamo nel merito. L'unica cosa è se la condividiamo o meno, non ci mettiamo a fare ripicche. Se condividiamo, bene, lo diciamo davanti a tutti, davanti a chiunque. Se non le condividiamo, diciamo la nostra. Quindi non ci crea nessun tipo di problema. Anzi, forse in questo municipio qualcuno non apprezza questo tipo di risultato, che non è fra noi, è per il territorio, quindi tutto quello che si riesce a fare è per chi ne usufruisce. E siccome non è che qui arriva in periferia, no, nei municipi arriva di tutto, quel poco che arriva lo dobbiamo prendere e sapere utilizzare molto bene. Quindi la soddisfazione c'è, Fratelli d'Italia vota positivo. Grazie. Prego consigliere Dottore. Sì, io non l'avevo detto, ma chiaramente
l'intervento mio è stato preciso rispetto a una soddisfazione, rispetto a questa, diciamo, no, a questo intervento a tutela, che questa mozione a tutela della terza età del nostro municipio, il discorso delle truffe ai danni dei cittadini anziani, ma io dico confronti di tutti, ho detto, perciò è una mozione condivisibile. Io anche l'ho detto sempre che indipendentemente, in questo caso ha firmato anche il gruppo misto, io non l'avrei firmata, non ho avuto tempo però perché potessi farlo, però ecco, la condivido totalmente, perché indipendentemente, io l'ho detto sempre, da chi la presenta, se una cosa è positiva io la voto, e se è negativa, come ad esempio il primo atto che è stato presentato oggi, mi sono astenuto perché ho reputato che non fosse in linea con la proposta politica di Forza Italia. Questa è condivisibilissima e perciò io come Forza Italia, come gruppo, senz'altro la voto. Bene, passiamo alla fase della votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. La mozione con 16 voti favorevoli si intende approvata all'unanimità. Grazie. Che ora? 56. Il consiglio chiude alle ore 15:55. Grazie. Mm.